Prego. Comincio io, visto che si è parlato domenica con Maran della difesa, tu dirai della seggiovenza difensiva, quindi si è parlato della difesa che non prende gol e che ha avuto con Parma l'atteggiamento corretto. Tu hai detto, non abbiamo rischiato niente, al di là del fatto che abbiamo preso gol, mi è sembrato l'atteggiamento più propositivo di questo gol. Però io parto sempre dal, cioè non è la partita del Parma, io che gioco magari in un reparto dove purtroppo veniamo giudicati per i gol e non per la prestazione, quindi mi rendo conto che ancora c'è da lavorare perché abbiamo preso 11 gol, sì è vero, col Parma, col Napoli in casa fanno fatica a farci gol. Però il problema è che poi non mi dimentico che a Bologna abbiamo preso 4 gol. Quindi sei sempre lì. Io guardo in, diciamo, l'aspetto generale. Su 7 partite abbiamo preso 11 gol e continuo a dire che se una squadra vuole raggiungere un obiettivo importante dobbiamo abbassare questa statistica. Perché anche l'anno scorso credo che, io ho sempre detto dall'inizio che l'obiettivo era di prendere meno gol rispetto all'anno scorso, per il momento forse ancora non siamo riusciti a limitare questo dato, però sono fiducioso. Già il fatto che non abbiamo preso domenica gol dopo 4 gol di Bologna, questo è sintomo di concentrazione. Io vorrei usare la stessa cattiveria anche fuori casa. Cioè, io ormai siamo fatti l'idea di questo Catania. Questo Catania, a me personalmente, mi dà proprio l'impressione che quando fa la partita che ha fatto domenica, ne vince tante di partite. Perché quando siamo coperti e riusciamo a non prendere gol e a chiudere i varchi agli avversari, noi in contropiede prima o poi il gol lo facciamo, perché abbiamo gente davanti che corre in maniera spropositata e riesce a ripartire e a riproporre anche l'azione da gol. Quindi io credo che questo deve essere, dalla partita di Parma dobbiamo iniziare un nuovo ciclo. Senti, ma tu giudizi allora la differenza da questa, appunto, da gol subiti in casa e fuori casa, dove sta? Ma allora, l'anno scorso, se non ricordo male, le partite abbiamo sofferto più in casa che non fuori casa, del tipo le squadre avevano capito che il Catania faceva la partita e ci ripartiva in contropiede. Quest'anno con Napoli un po', diciamo, per caso del fatto che c'è stata l'espulsione, quindi di conseguenza ci siamo difesi, no, dall'inferiorità numerica, e guarda caso abbiamo fatto una buona gara. Domenica, secondo me, dentro di noi, noi abbiamo capito, siamo stati molto intelligenti, perché abbiamo capito che la partita era difficile. Forse sì, 2-0, non hanno mai avuto neanche un'occasione da gol limpida, può sembrare una partita facile, ma io dal campo, sinceramente, a me è sembrata una partita molto difficile. Ora, quando abbiamo capito che la partita era difficile, abbiamo fatto saggiamente la scelta giusta, quella di chiudere gli spazi, perché se avessimo giocato col Parma in maniera come il Bologna, rischiavi veramente di prendere gol anche domenica. Invece siamo stati bravi a interpretare la partita, ed è quello che a noi spesso ci manca, cioè quello di capire, perché ogni partita ha la sua storia, cioè non possiamo, secondo me, anche noi in campo, perché l'allenatore ci prepara sempre bene le partite, ma poi quando poi andiamo noi in campo, noi interpreti dobbiamo essere, soprattutto noi che abbiamo esperienza, capaci e bravi a capire che tipo di partita poi andiamo a incontrare. E quindi se noi miglioriamo in quello, io credo che anche fuori casa potremmo dire la nostra. Quanto è importante e quanto aiuta il fatto di essere comunque un gruppo che ormai da anni lavora insieme? Queste sono qualità, che vi conosciate tutti, importanti in un campionato come quello italiano della Serie A. Insomma, questa squadra è rimasta quella dell'anno passato, in grosso modo, e quindi c'è una maggiore consapevolezza forse di quelli che sono i propri mezzi. Sì, praticamente siamo la stessa squadra. Se guardi
le partite abbiamo giocato per adesso tutti quelli che hanno sempre giocato l'anno scorso e questo infatti siamo partiti bene anche perché eravamo già affiatati, magari altre squadre devono trovare l'assetto, hanno bisogno di più tempo, noi ci conosciamo già, diciamo, e proprio per questo voglio stimolare tutti quanti, anche i miei amici e colleghi, che c'è ancora margine di miglioramento, perché io non credo che siamo quelli che abbiamo dimostrato fino adesso. Sì, è vero, abbiamo fatto buoni risultati, abbiamo fatto anche partite belle, come abbiamo sempre fatto l'anno scorso, nel senso che ci divertiamo a giocare, facciamo divertire, ma ancora secondo me possiamo migliorare, ancora possiamo crescere sotto tanti punti di vista e questo mi dà molta fiducia, perché se ancora non siamo al top, abbiamo fatto questi punti, significa che quando saremo veramente tutti quanti al top, anche nella condizione mentale, io credo che questo Catania possa veramente stupire. Probabilmente, grazie anche a questa considerazione che hai fatto, ma soprattutto al discorso che comunque sei il giocatore di maggiore esperienza o con maggiore esperienza alle spalle, direi più facile valutare la differenza tra il Catania e le altre squadre in questo campionato. Molti volano basso in questo momento, pensano soprattutto prima alla salvezza. Quali sono le ambizioni del Catania in questo campionato, quali possono essere? Io credo che quello che l'uomo pensa, quello egli è. Quindi quello che noi pensiamo, quello saremo. E questo sarà la chiave del Catania. Allora, fino a quando pensiamo, se pensiamo in grande, tutti quanti saremo grandi. Ma se pensiamo in piccolo, noi saremo piccoli. Questa è la mia esperienza di vita e anche da quando sto 20 anni, 25 anni che sto nel calcio. Quindi credo che questo sarebbe per noi veramente la chiave per fare qualcosa di grande a Catania. Quindi io voglio dire a tutti quanti, a tutto l'ambiente, di pensare in grande. E pensare in grande significa fare sempre le cose eccellenti, sotto tutti i punti di vista. E io credo che anche in quello la squadra darà qualcosa in più. Quindi io continuo a credere che possiamo fare un campionato migliore dell'anno scorso. Quindi a me piace pensare in grande. Senti, molti si sono chiesti finora che tipo di giocatore è Rolin, visto che ancora non si è visto in campo. Tu, vedendolo in allenamento, che giudizio ci puoi dare? Io credo solo che sia una società punta su un giocatore perché l'ha già visionato più di una volta, quindi mi fido della capacità dei nostri dirigenti. Hanno scelto Rolin sicuramente perché vedono in lui un futuro. Adesso, il fatto che sta giocando poco, da quando è arrivato non significa che è un acquisto sbagliato, anzi, io credo che le cose fatte in maniera saggia poi funzionano di più. Magari il mister, sta aspettando il momento giusto per dargli la chance e poi sarà lui ovviamente dimostrare il suo valore. Noi ci crediamo, noi lo vediamo in allenamento, per me è un buon giocatore, ha una buona gamba, molta velocità, è chiaro che deve anche inserirsi nel calcio italiano, quindi non è facile, cioè, passare da un campionato all'altro, da una mentalità all'altra, non è subito semplice, magari qualcuno sì. Ci è riuscito, ma io credo che quando lui sarà chiamato in causa dimostrerà il valore. Noi ci auguriamo quello, perché per noi può essere un punto di forza anche lui quando comincerà a giocare. Quindi io mi fido della società e non vedo l'ora che Rolin ci faccia vincere qualche partita. Arriva la pausa, però dopo c'è un altro ciclo importante, perché in 15 giorni giocate contro Inter, Juventus, Udinese e Lazio. Sarà un altro importante banco di prova. Per questo io prima di queste due partite, ognuno di noi si fa, no, i conti. E io guardando il calendario avevo detto che speravo che in due partite il Catania potesse portare a casa almeno 4 punti. Però
proprio perché vedevo che c'era, ho visto che c'era un ciclo molto molto forte. Ma poi, come sempre, mi rendo conto che le prime 5 partite erano difficilissime sul calendario, tanti si erano sbilanciati e qualcuno avevo sentito dire che forse Catania avrebbe fatto un punto massimo. Poi Catania ha fatto 8 punti e questo mi dà forza, che il Catania, quando si viene a trovare di fronte a squadre di certo spessore, alla fine guadagna sempre più punti. Poi magari vai a Bologna e pensi che sia tutto facile, ed ecco che fai la frittata. Quindi non guardo più il calendario, perché questa squadra veramente è una mina vagante, quindi possiamo battere chiunque. Io credo che Milano, Inter e Juventus in casa saranno due partite belle, sia da giocare, e ci sarà uno stimolo pazzesco. Io credo che sia l'Inter che la Juve farà fatica. Senti, io partendo dalla considerazione fatta qualche minuto fa dal collega, volevo farti spendere una parola su mister Varane, perché insomma da più parti, soprattutto quando le cose vanno bene, si dice sempre questa è una squadra insomma che gioca assieme da tanto tempo, è facile farla giocare bene e ottenere risultati. Quando invece le cose vanno male, magari si dice che Varane ha sbagliato scelte, ha sbagliato un attimino anche a impostare la squadra. Vogliamo dirlo che è un allenatore di cui già si vede la mano? No, no, assolutamente, noi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con il mister. Per lui non era facile, perché arrivare in un gruppo dove comunque si è sempre parlato, no, di Montella come uno degli allenatori più bravi, più emergenti, arrivare in un gruppo dove la squadra era considerata una delle squadre che giocava il calcio migliore l'anno scorso, non era facile imporsi e imporre le proprie idee. Quindi va fatto veramente un plauso al mister Maran per come lui si è saputo ambientare, per come ci ha indirizzati, e poi piano piano, perché ancora siamo all'inizio, quindi io credo che ancora anche lui abbia davanti un margine di miglioramento per poterci dare ancora di più le sue idee. Quindi io faccio i miei complimenti al mister, per come non era facile inserirsi. Nello stesso tempo, se tutti quanti, come ho sempre detto, siamo umili, l'umiltà ci farà arrivare lontani. Quindi io per adesso l'ho visto, siamo tutti umili, siamo tutti bravi ragazzi che vogliono fare qualcosa di importante, e credo che ci sia tanta, tanta fiducia. Mi chiedo una cosa che chiedo dal calcio, considerando che quest'estate ha girato molte piazze per portare avanti questo progetto. So che sarete anche a Monica, mi pare. Sì. Come comincia questa stagione tua a Catania, in Sicilia, dal suo punto di vista? Lasciando le due Ma credo non sia mai finita. Cioè, il mio lavoro per il Vangelo, per quello che sento di fare nel mio cuore, di trasferire la parola di Dio alla gente, non è mai finita e non finirà mai, perché ogni giorno c'è sempre occasione di parlare di Gesù e delle sue idee, della sua parola. Quindi io continuo a dire di essere felice di stare qua in Sicilia. C'è gente aperta, c'è gente che vuole conoscere la verità, e fino a quando c'è questa predisposizione, io credo che, come stiamo vedendo e come sto vedendo io in questi mesi, Dio può fare grandi miracoli. Lo sta facendo, quindi io continuo e insisto a dire alla città di Catania che Dio vi ama, che Dio è pronto a risolvere i problemi che ci sono oggi nella società, che non sono i problemi economici. Il problema economico è il frutto di un problema morale della nostra società, perché quando non si seguono i principi di Dio e ci si separa da Dio, ecco che poi le conseguenze nella società sono disastrose. Quindi questo è il mio invito, continuo a dire di seguire i principi di Dio, perché vi fanno vivere sicuramente in maniera pacifica, hai buona salute anche in quello, quindi continua a dire questo. E poi ci sarà anche, diciamo, una benedizione nel campo lavorativo, come sta succedendo nel Catania. Non è un caso. A voi.